Brutta prestazione della Juve Stabia davanti al pubblico di casa e meritata sconfitta per 2-0 ad opera di un Foligno non trascendentale che ha saputo sfruttare le debolezze della squadra di casa. Imbarazzante è stata la prova della difesa del centrocampo Stebise, in cui Tenucci e Mezzavilla di fatto hanno assistito la gara senza pagare il biglietto. Mister Paglia mischia nuovamente le carte, schierando la squadra con un reddito 3-5-2, spostando Cazzola al centro della difesa insieme ai confermati Fabbri e Siracusa e inserendo a centrocampo Mezzavilla, Danucci e Marano, mentre sulle costine esterne operano Diandà e Gomez. In attacco, spazio a Corone e Tarantino. Il Foligno invece si schiera con un classico 4-4-2, con Rossini in porta, Jacoponi, Gregori, Merli, Sala e Bassoli in difesa, Fondi, Sciaudone, Papa e Falcinelli a centrocampo, in attacco Cavagna e Giacomelli. Al 26esimo si fa vedere Diandà con un tiro parato in due tempi dal portiere ospite Rossini. Al 31esimo grande parata di Fumagalli su tiro di Giacomelli dalla distanza. Sul susseguente calcio d'angolo, per poco, Gregori non riesce a insaccare per il momentaneo vantaggio. Al 39esimo errore di Fabbro e Fumagalli è costretto agli straordinari. Nel secondo tempo la Juve Stabia a farsi prima pericolosa, al 14esimo Tarantino prende l'incrocio dei pali su punizione. Successivamente il batte e ribatte in area non sortisce nessun effetto per la Juve Stabia. Al 16esimo il Foligno passa, Bascia scatta sulla fascia, converge al centro, vede la corrente Cavagna, il quale prolunga di testa per Falcinelli che spedisce alle spalle di Fumagalli. Neanche il tempo di riorganizzare le idee che la Juve Stabia subisce il 2-0 ad opera di Giacomelli su punizione che va a pescare l'incrocio dei pali. Dopo 4 minuti di recupero termina il match. I tre carri ufficiali delle Vespe di Braglia non hanno ottenuto neanche un pareggio, ma la cosa più grave è che non hanno ancora dimostrato di avere un'identità di gioco. Per la squadra stabilese è già crisi, adesso c'è la necessità di tornare sul mercato e cercare di rinforzare la squadra nelle prossime 48 ore. Domenica, ostica trasferta in quella di Barletta. La squadra pugliese ha un solo punto in classifica e quindi sarà assetata di punti.